Tiene sempre banco nel centro-sinistra il caso Di Bella dopo le dichiarazioni di sabato, con le quali l'ex presidente della provincia di Bari ha preso le distanze dal sindaco del capoluogo e segretario del PD in Puglia, Michele Emiliano, accusato dallo stesso Di Bella di essere responsabile della sua sconfitta elettorale alla provincia a vantaggio di Francesco Schittulli. Però, mentre Vincenzo Di Bella ritorna sull'argomento dicendo di non voler entrare assolutamente nel Partito Democratico, nonostante gli inviti di qualcuno, e denunciando ancora quelli che definisce metodi autoritari e personalistici di gestione del partito da parte di Emiliano, è proprio il sindaco di Bari ad allargare il fronte polemico e a tirare in ballo il ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto. L'esponente del PDL denuncia Emiliano nel corso di un incontro elettorale con il neo eurodeputato del PD David Sassoli, sarebbe andato a casa di Di Bella, un tentativo di sciacallaggio, afferma Michele Emiliano. È andato a casa sua come un avvoltoio su una persona in difficoltà e sta tentando di utilizzare il dolore di questa persona e anche la sua debolezza di questo momento, perché io la debolezza l'ho vissuta e anch'io ho fatto delle sciocchezze in momenti di debolezza. Bene, noi non possiamo più accettare d'essere la terra dove il presidente della provincia di centrosinistra viene utilizzato dalla destra per fare la campagna elettorale, il ballottaggio contro il sindaco di Bari. Questa cosa è inaccettabile. Devi assolutamente tornare a votare. Le sinistre a Bari, lo sai bene, hanno prodotto poche chiacchiere e assolutamente molti fatti. Pensa a com'era Bari 5 anni fa e pensa a come adesso. È una città più pulita, è una città più sicura, una città dove i giovani trovano lavoro, dove le piccole imprese commercianti tornano ad andare avanti. Il video tarocco di Silvio Berlusconi fa salire le stelle la tensione politica a Bari in vista del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. I ragazzi dell'Emilab, il gruppo che cura buona parte della comunicazione del sindaco uscente, rendono il presidente del Consiglio un sostenitore del primo cittadino. Un video ironico, sottolineano dallo staff di Emiliano, pubblicato in rete su YouTube. Insorge il centrodestra, i vertici del PDL barese parlano di truffa politica e ravvisano un illecito penale, dunque una denuncia per gli autori dello spot modificato. Il taroccamento è proprio tipico proprio di questo sindaco che sta a secondo dell'orario e a secondo forse del suo stato cerebrale riesce a dare delle risposte e fare delle iniziative. Allora questo è un atto gravissimo perché non può essere portato solo a un discorso puramente di gioco. È solo satira, lo abbiamo scritto sul video, hanno replicato i ragazzi di Emilab. Non solo ironia nella giornata dei candidati sindaci però, perché solo qualche ora prima il deputato del Popolo della Libertà aveva rilanciato una proposta di legge dell'ex senatore di Forza Italia Mario Greco per un piano casa indirizzato ai titolari di reddito tra 1.500 e 3.000 euro mensili e che non hanno diritto ad entrare nelle graduatorie dell'edilizia residenziale popolare. Il candidato sindaco del centrodestra ha proposto al governo centrale mutui trentennali con rate basse senza costi di costruzione e gestione per i comuni, un piano mirato da realizzare per le città metropolitane. E poi Di Cagnabrescia è intervenuto nuovamente sulle aziende municipalizzate, ha smentito di volerle privatizzare ma le ha definite troppo politicizzate per colpa dell'amministrazione di centrosinistra ed utilizzate per fare campagna elettorale sui dipendenti.